Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vedete questa Golf GT 230 cavalli, tutta smontata così, e direte chissà cosa andremo mai a sostituire, cosa andremo a fare su una vettura così. Allora, cosa andiamo a sostituire? Praticamente questa vettura aveva una perdita di liquido refrigerante che, togliendo la slitta, si vedeva delle gocce sotto la coppa dell'olio. Magari tanti di voi penseranno o si fasceranno la testa che sia chissà quale magagna, chissà quale perdita, invece in realtà è solamente da sostituire questa scatola qua, la scatola della pompa dell'acqua, perché è fatta in plastica e quindi non hanno fatto proprio un lavoro di quelli più furbi e praticamente si vanno a creare delle dilatazioni in questo punto e inizia a gocciolare. Per fare questo lavoro bisogna innanzitutto averlo fatto un po' di volte per sapere come smontare il frontale senza smontare mille cose. Poi, come vedete, noi siamo andati a spostare tutto il pacco radiatori solo da una parte, vedete, senza stare lì a smontarli uno per uno, e tra l'altro senza andare a staccare i tubi del gas refrigerante del compressore aria condizionata, perché qua monta il gas refrigerante, quello lì nuovo, che costa di più, quindi ci sarebbe poi anche una spesa aggiuntiva di ricarica del climatizzatore. Quindi andiamo a evitare la ricarica del climatizzatore, andiamo a evitare lo smontaggio di tutti i radiatori, lo spostiamo solo sulla sinistra della vettura, andiamo a tirare via la scatola che è attaccata qua, andiamo a cambiare gli OR, che logicamente vi auguro che comprerete originali, qua ci sono delle tubicine da sostituire, e si cambia la scatola. Quindi, per andare a fare questa riparazione di perdita del liquido refrigerante su questa Golf GT 230 cavalli, bisogna andare a operare in questo sistema. Se avete una vettura con questo difetto volete una riparazione fatta a regola d'arte, basta che mi chiamate alla Bianco Auto, Monte dei Consiglioni d'Asti, il numero è 0141 96 92 14, o mandate un WhatsApp al 345 060 86 80 o a info@biancoauto.it. Quindi ricordatevi, se la vostra macchina perde acqua 99 su 100, il difetto è questo, perché qualcuno l'abbiamo già fatta. Non c'è niente di fantascientifico, anche se avete la macchina tutta smontata, ma se uno toglie due fare un paraurto, la vettura è già così, si va a togliere solo questo pezzo e si fa questo lavoro fatto in questa maniera, fatto a regola d'arte, senza smontare pezzi che non servono essere smontati. Ciao a tutti e alla prossima.